Oggi abbiamo vinto 4-0. Siamo particolarmente contenti, soprattutto per un fatto, che la squadra comincia ad avere una precisa fisionomia di gioco. Il cambio alle due punte è stata un'idea eccellente del mister, perché ha consentito alla squadra di allungarsi di più, di avere più profondità, Cocco di essere più libero e soprattutto Marigosu, secondo me, trequartista, è una mossa veramente brillante, che ha dato al ragazzo la possibilità di esprimere tutta la qualità che ha senza andare in marcatura, e infatti i due rigori sono nati da falli sul nostro giocatore. Devo dire che, essendo un mercoledì di lavoro, e questo è un po' una nota stonata della Lega che ci costringe a giocare in orari in cui la gente normale sta lavorando e, nonostante abbiano fatto abbonamenti, sono costretti a saltare la partita, io sto pensando come fare per chi non è potuto venire a vedere la partita perché è impegnato nel lavoro. E nonostante questo, oggi c'erano più di 4.000 persone, il che dà l'idea della grande partecipazione del pubblico oggi in generale a Trapani. È una risposta straordinaria che non mi aspettavo. Io oggi pensavo veramente che ci fosse molta meno gente di quella che c'era, invece la tribuna era piena, e questo dà l'idea un po' della grande voglia di vedere il Trapani giocare. Onestamente, io ho visto un buon Trapani fino al gol, ha avuto un buon approccio alla gara, abbiamo cercato il vantaggio e l'abbiamo trovato. Poi, pian piano, dopo aver subito il gol, sciamare a sciamare, abbiamo perso qualcosa. Sulla lucidità, sul possesso, abbiamo fatto poco possesso. Ci siamo un po' abbassati, loro venivano a prenderci uomo contro uomo, quindi magari giocavamo questa costruzione diretta sui nostri due attaccanti, però sulla giocata lunga dei nostri difensori non accorciavamo bene e quindi rimettevamo la palla sempre nella nostra metà campo. Infatti questa è una fase dove dobbiamo sicuramente migliorare perché non sono affatto soddisfatto. A fine primo tempo poi abbiamo parlato con la squadra, ci siamo un po' chiariti, confrontati su quello che dovevamo andare a fare il secondo tempo, abbiamo fatto un grande approccio, poi abbiamo trovato anche il secondo gol subito e poi la partita diciamo che si è messa sui nostri binari ed è continuata ad andare per come doveva andare. Però hai ragione, fino dalla parte degli ultimi 25 del primo tempo, dopo il gol, un Trapani sicuramente da rivedere e da migliorare, e quindi è giusto sottolineare anche questo.